Loro si rivolgono con un certo formalismo anche all'imputato, quindi ogni volta mister restivo. Quando ha letto la sentenza, credo che abbia perso il controllo anche il giudice, e ha detto restivo, ha detto lei non vedrà mai più la luce del sole, lei finirà i suoi giorni in carcere, non avrà diritto a nessun tipo di beneficio fino a che non morirà in quella cella praticamente. Quindi la sua sorte è quella praticamente, cioè è lì, non è l'ergastolo italiano, quindi paradossalmente poi forse a distanza di tempo chiaramente mi sono indignato quando chiaramente dopo il ritrovamento non è scattato subito il mandato di arresto internazionale, ho avuto degli scontri durissimi con la procura di Salerno perché volevo che immediatamente venisse prelevato dall'Inghilterra. Oggi dico che forse è meglio così, probabilmente, perché sicuramente sconterà, finirà i suoi giorni in un carcere inglese. È stato condannato in Italia, non ha potuto avere l'ergastolo, avrebbe avuto l'ergastolo anche in Italia, ma siccome chiaramente alcuni reati connessi all'omicidio sono prescritti, visto gli anni che sono passati, ha avuto 30 anni, ma voglio dire la pena edittale è irrilevante rispetto al fatto che lui comunque sconterà l'ergastolo lì in Inghilterra, per cui alla fine probabilmente un sentimento vicino alla pietà per lui, il perdono, ripeto, fatico a pensarlo, ma probabilmente non arriverà mai, e invece provo amarezza e rabbia perché i veri responsabili, tra i responsabili, i principali responsabili, cioè i genitori praticamente, che hanno veramente, perché loro mi hanno accusato tantissime volte di aver creato il mostro attraverso i media, perché questo dicevano, che ovviamente quando io accusavo in questi anni da minore estivo, i principali responsabili, non so come facciano a convivere con la loro coscienza, ho difficoltà a immaginarlo, e per cui ogni volta che ne avrò l'occasione li citerò, perché come ho detto tantissime volte, per alcune persone purtroppo non si potrà mai realizzare un profilo di responsabilità penale, ma per quanto mi è possibile che almeno arrivi la condanna sociale e l'esacrazione per tutto quello che hanno fatto in questa vicenda. Bene. Credo che siamo nei tempi, abbiamo mantenuto l'impegno con il sindaco, un ringraziamento particolare a Gildo, un ringraziamento all'associazione Picanto, al sindaco. Gildo ha una splendida famiglia, insieme ad altre persone, associazioni, ha costituito un'associazione che avrà sicuramente modo e tempo per dedicarsi agli altri. Io credo che messaggio di solidarietà da parte di tutti, perché non dimentichi mai, Gildo, che tutta la Basilicata, o quantomeno questa parte della Basilicata, questa Basilicata, sarà con lui sempre, sarà con la sua famiglia, perché è dovere, io credo, di ogni cittadino avere questo coraggio, avere questa verità. Io credo che questa storia ci insegna moltissimo, ci insegna soprattutto a non delegare la nostra vita. Abbiamo bisogno di essere presenti, di essere attori, di essere protagonisti, perché solo così potremmo capire meglio e potremmo dare ai figli quel coraggio necessario, giusto, essenziale per poter dire che siamo vivi. Ecco, grazie. Grazie per questa testimonianza, per una vicenda che veramente ci fa accapponare la pelle, nonostante voi l'avessimo proseguita con... giusto a chiusura di questo incontro, un piccolo cappelletto, ricorrevano più volte come un leitmotiv alcune parole: giustizia anziché giustizialismo, la verità che rende liberi, una frase così evangelica, più evangelica forse non c'è. E poi volevo ricordare la frase che ha detto all'inizio il professore Melchionda, che l'utopia è importante, quindi il sogno, il progetto, quindi sono quelle parole, quindi giustizia, verità del sogno, che dovrebbero accompagnarci e soprattutto poi le nuove generazioni. Quindi a chiusura vorremmo offrire un piccolo pensiero ai nostri due amici, e c'è una nostra concittadina che aveva scritto una poesia in occasione del ritrovamento del corpo di Elisa, che non vedo più in sala,
quindi tocca l'obbligo di leggerla, è di Ninetta Bonavita. Il titolo: non avresti il tempo di diventare donna. Fiore reciso mentre la primavera sta nascendo e tu sbocciando, ali tarpate di una farfalla che si appresta al volo, tenera erbetta che all'alba spunti intrisa di rugiada e già falciata. Avevi quell'età che non è di bambina né di adulta, l'età di chi rincorre ingenui sogni, di chi affida i suoi giorni alla speranza, ma non avresti il tempo di diventare donna. Nella casa di Dio qualcuno spense il tuo sorriso dolce, per sempre chiuse i tuoi occhi sereni e piantò un chiodo nel petto per sempre lacerato di tua madre. Thank you.